Se penso a Silvia Zicche, la prima cosa che mi vengono in mente sono storie con topi e paperi e tendenzialmente storie dall'impianto prettamente umoristico. Nel momento in cui ho saputo che stava scrivendo, aveva scritto in realtà La Gabbia, l'aveva già scritta, io sono arrivato lungo, sono arrivato tardi, senza so che Silvia Zicche scrive anche altro oltre alle storie sul topolino, però non mi ci sono mai approcciato. E quindi La Gabbia. La Gabbia che ha vinto anche diversi premi in realtà, l'ultimo lo Yellow Kid a Lucca, se non ricordo male dovrebbe essere lo Yellow Kid a Lucca, un volume che per l'appunto mi aveva destato curiosità. Era stato presentato anche al Rimini Comics, infatti l'ho comprato subito dopo il Rimini Comics, non in sede di Rimini Comics ma poco dopo. Il prezzo di copertina è di 17 euro per un volume non particolarmente fogliato, parliamo di 150 pagine forse indicativamente, brossurato, edito da Feltrinelli. Lo stile ovviamente è quello di Silvia Zicche, è immediatamente riconoscibile come autrice. Dopo la sigla vi parlo un po' di quali sono state le mie sensazioni, le mie impressioni durante la lettura dell'albo e se ve lo consiglio o meno. Sigla. L'albo in realtà inizia in una maniera anche piuttosto tragica, perché è da lì che nasce tutta quanta la vicenda. La nostra protagonista va a trovare all'obitorio la sua madre appena defunta e da qui parte un lunghissimo discorso, un lunghissimo dialogo interiore tra madre e figlia direttamente nella mente della figlia. Fondamentalmente con questo escamotage narrativo entriamo nella testa della protagonista e vediamo madre e figlia dialogare del rapporto che c'era tra i due, del rapporto che c'è, che c'era, che c'è stato, di tutto quanto quello che non si sono detti, di quello che la figlia in realtà non ha mai detto alla madre e che avrebbe voluto dirle, in positivo e in negativo. In negativo, soprattutto, in realtà. Il rapporto che c'è tra questa figlia e questa madre, una figlia che non è mai stata contenta della madre che si è trovata davanti, di una madre che non è mai riuscita a soddisfare le aspettative della figlia, nonostante un certo impegno, nonostante la caparbietà dell'una e dell'altra, l'adolescenza che avanza, tutta una serie di questioni in realtà che hanno fatto sì che la giovane protagonista della vicenda avesse questo rapporto molto conflittuale con la propria madre. Ed è stato in realtà una lettura che vi faccio vedere alcune pagine random, vi faccio già intravedere quanto ci siano non troppi, ci siano diversi balloon ma non particolarmente parlati, quindi si tratta comunque di un albo che si lascia leggere piuttosto in fretta, perché è un albo che letteralmente, ve lo posso garantire, l'ho letto molto in fretta, ma preso, avvinto da quello che stavo leggendo, da questo rapporto. Volevo vedere in che modo la situazione si sarebbe dipanata, in che modo, fin dove si sarebbe spinto questo rapporto madre-figlia, rapporto madre-figlia che ricordo essere tutto frutto in realtà, per come nasce proprio la storia, della mente della protagonista, un rapporto che non c'è effettivamente, un dialogo che non c'è tra le parti, un dialogo che porta in realtà la protagonista a riflettere sul chi sia e chi sia in relazione a sua madre, cosa sia diventato per i conflitti, per i contrasti e per le uguaglianze che aveva con sua madre. Un albo che ha saputo coinvolgermi molto in fase di lettura, un albo che tratta una tematica, quella del rapporto madre-figlia, e di una madre che aveva diverse problematiche, che ha avuto diverse problematiche, cosa che ha portato la figlia a non vivere bene questo rapporto, a sentire in un qualche modo tossico questo rapporto,
e nonostante questo ero avvinto dalla situazione, mi sentivo emotivamente coinvolto dalla situazione e volevo vedere man mano dove la storia andava a parare, dove la storia andasse a parare, che cosa la storia voleva poi alla fin fine andare a raccontare. La cosa che mi è piaciuta molto in realtà è il, diciamo così, il ritorno alla realtà della protagonista che avrà ad un certo punto, e vedere in realtà quanto la visione che la protagonista stessa ha di questa vicenda, del quale dovrebbe essere lei il perno, è lei quella che ha vissuto questo rapporto, è lei che conosceva in un qualche modo sua madre, ma è stato interessante in realtà vedere come dopo tutta una serie di escalation anche emotiva interiore che ho avuto come lettore per quello che stavo leggendo, in realtà Silvia Zicche abbia voluto mostrarci anche dei punti di vista esterni, contestualizzandoli bene all'interno della narrazione e farci capire che forse le cose non stanno davvero come appaiono. Forse la nostra soggettività a volte prevarica quello che pensiamo, prevarica cose che apparentemente ci sembrino oggettive e che in realtà finiscono per essere semplicemente soggettive. È un albo che mi ha colpito molto, devo ammetterlo, è un albo che avrò letto in 20 minuti, quindi neanche una lettura particolarmente complessa o che mi abbia preso davvero molto tempo, ma che al tempo stesso ha saputo coinvolgermi dall'inizio alla fine. Un albo che ho letto veramente in un'unica mandata, leggendolo in treno, d'accordo, ma ho letto veramente molto molto in fretta e che arrivato alla fine mi sono sentito un po' abbandonato dal racconto stesso, come quando leggi una bella serie, arrivi alla fine e senti che si è creato un distacco perché quella serie è finita, non ce ne sarà più, senti una sorta di abbandono, ed è difficile che questa cosa mi succeda con un volume autoconclusivo, perché sì, per quanto la storia possa essere bella, possa essere piacevole, possa essere anche coinvolgente, è difficile che in un albo, poi neanche, ribadisco, neanche particolarmente foliato, parliamo di 150 pagine, è difficile sentire una sorta di abbandono, di perdita. Ma forse proprio perché quest'albo parla di questo, alla fine ho avvertito ancora di più questa sensazione, non lo so, misteri e elucubrazioni che sto facendo un pochettino con voi. Abbraccio sul ricordo, sulla scia di quello che ho letto in questo volume, Nella gabbia. Un volume quindi che in realtà mi sento di consigliarlo. Non è un albo leggero, non è un albo leggero, per quanto spruzzatine di comicità in qua e là ci siano, quindi è evincibile che sia un albo di Silvia Zicche, non solo per l'aspetto estetico, per l'aspetto esteriore, visivamente è un albo di Silvia Zicche, non potreste non dirlo mai nella vita, ma anche le puntatine, le varie frecciatine, le note un pochettino più satiriche, comiche, sono molto zicchiane, per quanto possa riconoscerla principalmente per la sua componente Disney, quindi effettivamente riesco a riscontrarci quel tipo di comicità, la riconosco molto sotto questo punto di vista. Dall'altro lato, le tematiche decisamente più forti, più mature di questo rapporto, di queste relazioni, rimangono il punto focale e nodale, anche il come nasce tutta questa storia è uno dei punti focali e nodali, quindi non è un albo leggero, un albo che diventa leggero in alcune sue parti, dove si vuole alleggerire la tensione narrativa inserendo alcune battute piuttosto sagaci all'interno della narrazione stessa, ma non lasciatevi ingannare, non è un albo satirico, non è un albo comico, e in realtà tutto questo mi fa ancor più dire che tutti i premi che ha vinto, tutte le nomination che ha avuto sono comunque strameritate per quanto mi riguarda. È un albo che ha saputo toccarmi, è un albo che ha saputo coinvolgermi, che mi ha fatto provare sensazioni ed emozioni che albi autoconclusivi difficilmente riescono a dare. Quindi chapeau, tanto di cappello. Quindi, di conseguenza, vi consiglio La gabbia? Sì, ma preparatevi. Non è un albo semplice da digerire, ma risulta comunque un albo molto interessante. In descrizione vi lascio il link di affiliazione ad Amazon, nel caso in cui vogliate andare a spulciare il volume, magari nella sua versione Kindle, potete farlo. E per il resto,
ci leggiamo, ci parliamo nello spazio commenti, dove possiamo continuare l'analisi assieme del volume, dove potete dirmi la vostra, se vi sia piaciuto o meno questo album, in generale che cosa ne pensate. Da Francesco, dalla soffitta di camera mia, è davvero tutto e noi ci vediamo in una prossima video opinione del canale. Ciao!